È arrivato nelle librerie, è stato presentato qualche tempo fa, ma adesso la presenza fisica c'è. Guida turistica, Urbino, itinerari turistici, percorsi e vie, è curato da Andrea Romantico. Questo volume dà uno strumento agilissimo ma molto coinvolgente a qualunque visitatore che vuole apprezzare una Urbino un po' più segreta, un po' diversa dai percorsi canonici, quelli dei monumenti principali. Una serie di informazioni, molto rapida la fruibilità, ma tutta una serie di itinerari che fanno scoprire la stratificazione della storia e tanti personaggi. Andrea. Quindi finalmente uno strumento che è disponibile fin da ora nelle librerie. Guarda, oltre a essere un agevole e piacevole anche libro da leggere anche per gli urbinati che hanno scoperto tante cose, è oggettivamente l'inizio e la fine di un percorso. Quale fine? Partiamo da questo punto. La fine di un percorso messo in piedi dagli assessorati alla cultura e turismo del comune di Urbino, che hanno voluto cominciare a raccontare una nuova storia della città e un nuovo modo di approcciarsi alla città. L'inizio di questo percorso di industrializzazione e di elevazione della proposta turistica di Urbino. Per tanto tempo, per capirci, ci si è detti che Urbino era una città visitabile in un giorno, no? Da un turista. Oggi sappiamo e cominciamo a raccontare che per vedere Urbino, conoscerla, fruirla nella sua vera anima, beh, minimo ce ne vogliono 3-4 di giornate in cui si viene guidati in dei percorsi interessantissimi dallo spazio, il tempo e i temi. Percorsi che possono essere fruiti anche con leggerezza, no? Ci si può spostare, apprezzare monumenti, lapidi, ma addirittura fare un giro con la macchina fotografica e non dover chiedere per venire a sapere quali sono i migliori punti da cui scattare, perché c'è anche... Certo, l'itinerario del fotografo. Oppure si può fare anche in mountain bike, insomma, una proposta un po' particolare. Certo, ma hanno contribuito a questa cosa di cui io sono soltanto un umile, a cui ho fatto il giornalista, Gabriele, un po' come il nostro mestiere, ho raccolto tanti dati, ho fatto una sintesi di tanti dati, di tante proposte elaborate da una serie di urbinati che amano la città di Urbino, dall'associazione delle guide turistiche che hanno studiato degli itinerari, fino agli appassionati di mountain bike locali, fino ai fotografi locali che hanno studiato dei percorsi all'interno della città. Quindi è un modo ludico di approcciare anche la città, non è più necessario essere uno storico dell'arte, avere 3 lauree e 4 master per cominciare a capire qualcosa, ma vedi una città diversa e in maniera fantastica, dove cominci per esempio a vedere, a conoscere il 400, il 500, il 600 nelle murature, a conoscere dei temi importantissimi come per esempio la via degli scienziati piuttosto che quelle, i luoghi del mistero, tutto in un unico contenitore, in un unico bacino straordinario che è Urbino.